Anche quest'anno l'aeroporto di Bologna ha ricevuto dalla Fondazione ANT il riconoscimento di grande amico ANT per il suo impegno a favore delle attività della Fondazione che sostiene la battaglia contro i tumori. Numerose le iniziative del Marconi in collaborazione con ANT, a partire dal welfare per i propri dipendenti. Anche quest'anno, nel 2020, alla fine di novembre, tornerà in aeroporto un medico della Fondazione ANT per effettuare delle visite, delle ecografie di controllo per le malattie legate alla tiroide. Non solo bisogna fare attenzione a quello che il Covid comporta e ha portato, quindi diverse iniziative anche in tema di welfare su questa tematica, ma a maggior ragione non bisogna sottovalutare e soprattutto dimenticare la prevenzione che riguarda le altre tipologie di malattie. Per questo abbiamo rinnovato l'impegno verso tutti i dipendenti. La collaborazione con ANT parte già dal 2017 con le prime visite di prevenzione legate al melanoma e quindi alla mappatura dei nei e visita dermatologica. Nel 2018, oltre a ripercorrere di nuovo il melanoma, abbiamo aggiunto anche una novità con un medico nutrizionista che ha fatto delle visite su una corretta nutrizione di prevenzione sempre delle malattie tumorali. Nel 2019 invece si è dato avvio alla nuova campagna sulle malattie legate alla tiroide in concomitanza anche con quelle effettuate sul melanoma. Un'altra attività che l'aeroporto di Bologna porta avanti con ANT è la donazione dei liquidi e oggetti lasciati dai passeggeri ai controlli di sicurezza. Nel biennio 2019-2020 il Marconi ha donato all'ANT circa 110.000 confezioni integre di liquidi, gel, creme superiori ai 100 ml e oggetti in metallo per circa 270 kg. Con la nuova normativa moltissimi oggetti, soprattutto i liquidi, non sono più consentiti nel bagaglio a mano. Creme, gel, profumi, spezie, liquide, qualsiasi altra cosa che superi 100 ml. Non soltanto liquidi, anche oggetti chiaramente considerati pericolosi, quali attrezzi da lavoro, coltelli o qualsiasi altro genere di oggetto che possa essere utilizzato a bordo per far del male sostanzialmente. Abbiamo pensato di donare questi liquidi a strutture del territorio, quindi case di cura, ricoveri per anziani. A un certo punto ci si è resi conto che la mole era talmente tanta che non riusciamo più a gestire soltanto con queste singole strutture. E abbiamo identificato l'ANT con la sua radicalizzazione sul territorio, ci assicurava un servizio di prelievo bisettimanale. Quindi loro ritirano questi oggetti e li consegnano a tutti i loro punti vendita. Ovviamente il ricavato va in beneficenza per la loro attività di assistenza ai malati oncologici.